Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6. L'ospedale civile dell'Annunziata di Sulmona si arricchisce di nuove sale operatorie dotate di una nuova tecnologia e maggiori spazi. Al taglio del nastro erano presenti le istituzioni regionali ma anche comitati contrari ai tagli effettuati alla sanità. Francesca Romana Testi. Nuove sale operatorie per l'ospedale civile di Sulmona. Questa mattina a presenziare al dell'Annunziata c'erano il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Sono stati accolti da un presidio di manifestanti contro il declassamento del presidio dovuto al piano di riordino regionale ed è stato proprio D'Alfonso a rispondere ai contestatori. Ma intanto che c'è un fatto nuovo, la preparazione e la messa in esercizio di sale operatorie ha rilevante contenuto tecnologico. Dobbiamo lavorare per dare sempre di più realizzazione al profilo della programmazione che abbiamo stabilito con gli atti sia di commissariato che con gli atti negoziati con i ministeri vigilanti. Adesso dobbiamo determinare la progressiva scelta di bravure e competenze e innervare ulteriore organizzazione. Fatto questo, c'è bisogno poi dell'utenza. Fare in modo che l'utenza assuma come riferimento questo presidio ospedaliero. In un quadro che vede l'Abruzzo uscire dal commissariamento dopo una lunga attesa, Paolucci ha spiegato come il presidio non abbia subito alcun declassamento, ma al contrario abbia ottenuto nuove pertinenze fino ad oggi assenti. Quale declassamento? Mi sembra un mantra utilizzare un aggettivo, una parola valida per tutti, che si può utilizzare a Taormina piuttosto che in Valle d'Aosta. È un unico modo per dimostrare in qualche modo di avere una rappresentanza politica, è quello di dire. La verità è che non riuscirebbero mai a dimostrare cosa c'era in questo ospedale che oggi non c'è più. Sulla rete di emergenza urgenza Sulmona era priva di una risposta per l'ictus, oggi invece ha sulla programmazione anche quella e quindi ha il percorso tempo dipendente del trauma, quello del cuore con l'UTI che è quello della stroke per quanto riguarda l'ictus e credo che sia il completamento da un lato di un'offerta che risponde alla rete di emergenza urgenza e dall'altro dovrà a mio avviso investire molto per esempio sull'ortopedia. E fuori dall'ospedale di Sulmona, come detto, hanno manifestato i rappresentanti del coordinamento dei comitati cittadini. Andiamo ad ascoltare le loro ragioni nel servizio. Un presidio per dire basta ai tagli, la sanità preoccupa i sulmonesi ancora di più l'idea di un declassamento che obblighi i suoi residenti a percorrere molti chilometri per raggiungere il presidio ospedaliero pertinente quando necessità richiede di farlo. Il riordino della rete ospedaliera continua a far discutere. Questa mattina la visita del presidente della regione e dell'assessore alla sanità Paolucci sono stati l'occasione per un confronto tra manifestanti e istituzioni. Sindaco, però mi scusi, con una delibera come quella che avete partorito dal Consiglio Comunale, queste garanzie non gliele può dare nessuno, perché se cambia la giunta con un ospedale di base rimarremo ad un lumicino. Continuiamo a contestare la politica sanitaria applicata nel bacino di Sulmona per l'ospedale di Sulmona. L'ospedale di Sulmona è stato mortificato dal piano sanitario regionale, è stato riassunto come ospedale di base, quindi perderà molte unità operative complesse, sarà riempito con dei micro repartini con un posto letto che riteniamo essere mortificanti sia per l'utenza che per le professionalità che graviteranno intorno a questi reparti. Noi chiediamo al presidente D'Alfonso, a Paolucci e al manager dell'ASL Tordera di lavorare per rivedere il decreto commissariale che chiude il punto nascita e che ha adottato un piano sanitario mortificante. E la SNAV lascia Pescara a causa dei bassi fondali che non permettono l'utilizzo di un mezzo in grado di trasportare auto. La Camera di Commercio al lavoro con gli altri enti per scongiurare l'addio della compagnia navale campana. Paolo Renzetti. La SNAV saluta Pescara. I bassi fondali del porto e l'impossibilità così di utilizzare un cargo in grado di portare sull'altra sponda dell'Adriatico anche le auto dei turisti ha indotto la compagnia di bandiera campana alla scadenza, tra l'altro, del contratto triennale con la Camera di Commercio a dire stop. Io sono presidente della Camera di Commercio dal 2009, sono passati 7 anni. Le condizioni del nostro porto restano quelle, di grandissima difficoltà. Siamo in attesa che si sfondi questa benedetta diga foranea perché il problema è lì, ormai ne siamo tutti certi e un'azienda come SNAV, che vorrei ricordare per l'ennesima volta che è il primo vettore mondiale sul trasporto passeggeri, quindi è una partnership importante per la nostra città,
SNAV quello che doveva dimostrare nei confronti di questa città lo ha dimostrato. Chiaro che oggi tocca alle istituzioni dare a SNAV garanzie e certezze per il futuro del porto. C'è la possibilità di un ripensamento da parte della compagnia di bandiera campana? Guardi, SNAV è un'impresa privata, per cui diciamo l'impresa privata può rispondere facilmente e semplicemente. Oggi SNAV lo sapevamo che avrebbe creato per il 2017, aveva già messo avanti le mani dicendo che ci sono una serie di dubbi. SNAV vuole utilizzare un mezzo più importante per collegare la nostra città alla sponda croata. È il mezzo più importante con queste condizioni del porto, francamente inutile che ci giriamo attorno, non può accedere. E sulla vicenda è arrivato un comunicato da parte del consigliere Camillo D'Alessandro, delegato ai trasporti. Ai primi di ottobre ci sarà un incontro con la proprietà della SNAV, si legge, per definire gli accordi in vista della prossima stagione estiva. Questa mattina il presidente Luciano D'Alfonso ha parlato telefonicamente con i titolari della compagnia e ha organizzato il vertice nel quale si parlerà del collegamento marittimo tra l'Abruzzo appunto e la Croazia nel 2017. Sorprende però la facilità, si legge ancora, con cui si provocano allarmismi, prima con la vicenda Ryanair, quindi con la fantomatica soppressione del Frecciarossa, ora con la SNAV. Sembra essere in corso una gara a chi spara il titolo più grosso. L'informazione alla cittadinanza va certamente data e garantita, altro è mettere da subito sentenze di morte per questioni che hanno tutto il tempo per essere affrontate e risolte. Così ribadisco, come detto, Camillo D'Alessandro, consigliere delegato ai trasporti. E tra la pagina di cronaca, la squadra mobile della Polizia di Pescara ha individuato due componenti, la banda delle spaccate che la scorsa estate ha messo in allarme i commercianti dell'area metropolitana. Alfredo Primante. Hanno messo a segno furti con scasso in diversi esercizi commerciali di Pescara e dell'area metropolitana, creando allarme e richieste di maggiore sicurezza da parte delle associazioni di categoria. Mario Bolognese e Salvatore Meo, entrambi 27enni pescaresi con precedenti penali, sono i due componenti la banda delle spaccate, individuati dalla squadra mobile della Questura di Pescara, che sta indagando sugli episodi registratisi la scorsa estate. In base al modus operandi e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la squadra mobile, con l'ausilio della scientifica, ha riconosciuto Bolognese come autore del furto di 20 euro e di 4 kg di zucchero commesso nella notte del 18 agosto scorso in una gastronomia di Pescara dopo averne sfondato la vetrina. Mentre a Meo è stato contestato il furto con spaccata, che ha fruttato una somma molto più rilevante, 1.200 euro, commesso nella notte del 21 agosto scorso ai danni di una pizzeria di Montesilvano. Le indagini della mobile sulla banda delle spaccate però non si sono ancora concluse. Le attività investigative infatti continuano per verificare se i due indagati siano coinvolti in altri episodi simili. Per Mario Bolognese questa mattina è scattata la misura cautelare notificatagli in carcere, dove da alcuni giorni si trova recluso per altri motivi. Mentre a Salvatore Meo è stato notificato il solo avviso di conclusione delle indagini perché ha collaborato con gli investigatori confessando la responsabilità del furto. E una intera famiglia di tre persone è stata arrestata all'Aquila insieme a un quarto soggetto per atti persecutori, danneggiamento e lesioni personali ai danni di una donna, Germana Dorazio. Un'intera famiglia è stata destinataria di provvedimenti restrittivi per atti persecutori nei confronti di una donna. La Polizia di Stato ha infatti dato esecuzione all'ordinanza di misura restrittiva emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di quattro persone, di cui tre componenti dello stesso nucleo familiare, indagate in concorso per atti persecutori, danneggiamento e lesioni personali, nei confronti di una donna alla quale in passato il capofamiglia aveva rivolto delle molestie sessuali. Le prime azioni vessatorie iniziarono nel periodo successivo al terremoto dell'aprile 2009, quando l'uomo aquilano indirizzava nei confronti della donna attenzioni a sfondo sessuale, tanto che nell'aprile del 2013 l'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori e violenza sessuale.
Da allora sia l'uomo che la moglie e sua figlia, aquilane rispettivamente di 50 e 20 anni, hanno messo in atto degli atteggiamenti nei confronti della vittima e della sua famiglia che andavano dagli atti persecutori al danneggiamento con liquido altamente corrosivo delle autovetture, al danneggiamento delle abitazioni e veri e propri pedinamenti, appostamenti e in alcuni casi aggressioni fisiche. La famiglia della donna vittima aveva subito inoltre anche l'incendio della casetta di legno dove si trovavano depositati tutti i mobili della casa distrutta dal sisma. Le indagini si sono svolte con intercettazioni telefoniche ed ambientali, comparazioni e riscontri dei dati acquisiti. Da queste è emerso anche che l'uomo nell'attività persecutoria nei confronti della donna era stato aiutato più volte anche da un suo amico, un altro aquilano. E così il GIP del Tribunale dell'Aquila ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento in concorso, e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai prossimi congiunti per sua moglie e sua figlia, l'obbligo di dimora per l'amico. Carne non tracciata è sottoposta a congelamento mediante procedure non conformi, tra l'altro in una struttura abusiva. Per questo i carabinieri del NAS di Pescara hanno sequestrato 1250 kg di arrosticini in un'impresa alimentare dell'area Vestina. Elevate inoltre sanzioni per oltre 10.000 euro per violazioni in materia di autocontrollo aziendale e per l'attivazione del laboratorio senza registrazione. Negli ultimi mesi i militari del NAS hanno intensificato i controlli sulla filiera della carne ovina, molto utilizzata per preparare i tipici spiedini abruzzesi, con l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori ed impedire che giungano sulle tavole alimenti insicuri. All'inizio dell'estate, infatti, nell'Aquilano erano state sequestrate oltre 5 tonnellate di carne ovina macellata perché non con documentazioni mancanti o irregolari. Ad agosto, sul litorale pescarese, in un locale frequentato da giovanissimi, 3 quintali di arrosticini erano stati distrutti perché trovati in cattivo stato di conservazione con bruciature da freddo e insudiciati. E alla presenza del ministro, cambiamo argomento, del ministro per gli affari regionali Enrico Costa, è stata inaugurata questa mattina a Chieti la scuola dell'infanzia di Via dei Frentani. Il servizio. Ministro Costa, inaugurazione di questa scuola qui a Chieti, adeguamento sismico, importante la sicurezza dei ragazzi. È fondamentale la sicurezza, è fondamentale anche la serenità delle famiglie che possano lasciare i ragazzi in un luogo accogliente, in un luogo sicuro. E poi non dimentichiamo che le scuole sono la prospettiva del paese, rappresentano un elemento fondamentale di un paese che guarda avanti, di un paese che vuole avere una grande prospettiva. Ed è fondamentale anche pensare alle famiglie, perché le scuole sono un punto di riferimento fondamentale per le famiglie. Sindaco Di Primio, questa scuola rappresenta un po' un fiore all'occhiello della città di Chieti per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche. È sicuramente una delle ultime che abbiamo adeguato, sulla quale abbiamo investito quasi 1 milione di euro tra ristrutturazione e adeguamento sismico. È un primo passo però che entro la fine del mio mandato dovrà vedere tutte le scuole sistemate sotto il profilo sismico, quindi adeguate o migliorate a seconda della richiesta che ci verrà fatta. È chiaro che questo investimento è un investimento che noi facciamo per il futuro, perché qui vivono i nostri figli, vivono i cittadini del futuro della nostra città, e quindi noi ci teniamo tantissimo a che tutto il complesso degli edifici scolastici abbiano le caratteristiche non solo di sicurezza ma anche di accoglienza. Perché anche l'accoglienza, la bellezza, l'essere confortevoli nell'accogliere i bambini è fondamentale per loro, è fondamentale per chi ci lavora, è importante per le famiglie che vedono che i propri figli frequentano ambienti assolutamente idonei. E la firma dell'accordo transatlantico con gli Stati Uniti da parte dell'Italia arrecherà un grave danno all'export abruzzese. Questo è il tema del seminario che si è tenuto questa mattina in Camera di Commercio a Pescara. Vediamo. Con il dottor Franco Tempesta parliamo di commercio, di export, di questo accordo transatlantico, dottor Tempesta, che potrebbe, anzi quasi certamente, arrecherà problemi alle imprese italiane, europee e in questo caso abruzzesi. Vogliamo spiegare qual è il problema? Se l'Italia, come del resto anche altri paesi europei, firmeranno il trattato, entreranno all'interno di questo mercato merci americane prodotte negli Stati Uniti con standard di gran lunga inferiore agli standard europei, quindi naturalmente questo cagionerà
dei grossi danni alla salute nostra, ma non solo dal punto di vista alimentare, verranno compromessi una serie di settori, per non parlare poi del farmaceutico. Tenete conto che il TTIP è stato voluto in gran parte dalle multinazionali del farmaco. Quindi qual è la soluzione? Non firmare. Tanto è vero che la Francia ha nicchiato, la Germania ha dichiarato noi non firmiamo. In Italia il governo sostiene il TTIP. E torna per il secondo anno consecutivo l'iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata da Lega Ambiente a Teramo, riservata ancora una volta al ripristino di Fonte della Noce. L'appuntamento per ripulire uno dei simboli della città è previsto per domenica 25. Spazio volontari di tutte le età per l'edizione 2016 di Puliamo il Mondo, che Legambiente di Teramo riserva ancora una volta al ripristino di Fonte della Noce, uno dei simboli della città, il cui sito, posto proprio all'ingresso del parco fluviale, è lasciato nell'abbandono e nel degrado. Per la seconda edizione, inoltre, è stato coinvolto il Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Teramo, gli ospiti della struttura riabilitativa residenziale protetta che si trova proprio nelle vicinanze di Fonte della Noce, aiuteranno i volontari nella pulizia della fontana e la cura del verde circostante. Abbiamo accettato l'invito del presidente della Lega Ambiente per ripulire una zona storica per Teramo, che è la fontana ubicata vicino a Fonte delle Noce. L'invito è stato rivolto proprio per il valore storico di questa fontana. Infatti già nel XV secolo Giovanni d'Aragona visitò tale fontana, che attualmente non ha il valore storico che invece ha avuto per tutti questi anni ed è l'ultimo rimasto, e anche per pulire gli spazi vicino a Fonte della Noce, che sono i giardini di Levi Montalcini, il cui valore storico non si apprezza. Come invito noi partecipiamo invitando tutti i nostri utenti che attualmente sono ospiti a Fonte della Noce, insieme ad altri utenti che sono anche ospiti nelle comunità alloggio presenti a Teramo, di cui io sono medico referente, e anche degli ospiti del centro diurno. Quindi insieme con la cittadinanza noi vogliamo ripulire questi spazi che hanno un valore storico, e quindi ridare un po' prestigio e iniziare comunque con la cittadinanza anche un percorso di un progetto futuro che ci sarà lungo fiume, quindi sempre con Legambiente. E anche quest'anno l'ANPI ha organizzato una giornata per non dimenticare gli eroi della battaglia di Bosco Martese. Celebrazioni previste per sabato 24. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, per il 73° anniversario della battaglia di Bosco Martese, per i giovani, per ricordare quanto è accaduto. Sì, noi con queste manifestazioni vogliamo lanciare un messaggio soprattutto alle nuove generazioni. I giovani debbono sapere che Bosco Martese rappresentò il primo scontro in campo aperto tra i nazisti e i partigiani. Fu una battaglia dura, cruenta, i signori della guerra dovettero ripiegare. È stata scritta sulle nostre montagne una delle pagine più belle della Resistenza. Ai giovani noi dobbiamo dire che l'Italia non è un regalo degli inglesi e degli americani, ma è il risultato di una lotta di popolo. Oggi c'è gente che vuole azzerare la storia, gente che vuole mettere sullo stesso piano Salò e la Resistenza. Per carità, i morti sono tutti uguali, a ciascuno va la pietà cristiana, ma c'era chi stava dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata, chi lottava per riconquistare la democrazia e la libertà e che invece teneva a bordone i nazifascisti, che avevano, attraverso la deportazione degli ebrei, attraverso la lotta contro gli antifascisti, avevano seminato odio e terrore e morte non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Quest'anno qual è il programma delle celebrazioni ufficiali? Il programma inizia il corteo su a Piazzale del Ceppo alle ore 10:30, 11:15, si va su al monumento ai partigiani e lì le autorità presenti, quest'anno avremo anche il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, parleranno soprattutto ai giovani che
verranno lì in rappresentanza di tutte le scuole, soprattutto superiori della provincia di Terni. E domani, venerdì 23, evento di musica e beneficenza a Montorio Alvo Umano dal titolo Io non crollo, 6 ore per Amatrice. Concerti non stop per una maratona di solidarietà a favore della città distrutta dal terremoto e legata a Montorio dalla strada maestra del parco. Vediamo. Il comune di Montorio Alvo Umano, gemellato con Amatrice, da sempre al centro di fitti interscambi economici e culturali, in quanto punto di confluenza della strada maestra del parco, ha organizzato una maratona di solidarietà a favore della città distrutta dal terremoto. 6 ore di eventi non stop per Amatrice. Montorio risponde quando c'è bisogno di rispondere, quindi quando si parla di sociale. E anche questa volta, dopo un'iniziativa partita da cittadini singoli e volontari, si realizza un evento per una causa importante come quella di Amatrice. Le associazioni hanno risposto quasi tutte. Questo è una cosa che a noi ci piace, ci fa veramente, ci rende orgogliosi del nostro territorio, anzi c'è da dire anche qualcosina in più, anche singoli cittadini continuano a contattarci per poter partecipare a quella che sarà l'evento del 23, quindi Montorio risponde ancora una volta, speriamo che risponderà anche come contributo poi finale rispetto a quello che sarà la raccolta di fondi. Tra l'altro, ci sarà anche una macchina che ci conterà, quindi in tempo reale, quelli che saranno gli ingressi dei soldi che verranno versati. Dobbiamo e cercheremo di essere anche importanti in quello che sarà il contributo finale. Il programma è praticamente musica e beneficenza e quindi inizia alle 18:30 del 23 settembre presso i giardini Santo Pellanera, chiamati anche Via degli Orti, e quindi ci sarà musica dalle 18:30 alle 24:30, con degustazione della famosa pasta amatriciana. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. In 11 contro 9 il Pescara rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria della stagione, almeno sul campo. Ieri sera all'Adriatico la sfida con il Torino è terminata 0-0. Il servizio. Muro Torino all'Adriatico, dove i ragazzi di Sinisa Mihajlovic chiudono in 9 resistendo agli assalti confusi e disperati degli abruzzesi, che hanno anche rischiato di perdere visto che l'occasione più ghiotta sul finire della gara è capitata sui piedi di Belotti, che ha colpito il palo interno. La sfida dell'Adriatico ha detto che il Torino è ancora lontano dalla migliore condizione, le tante defezioni non possono rappresentare un alibi. Il Pescara ha spuntato di massimo modo, manca ancora la prima vittoria sul campo della stagione dopo quella a tavolino di Reggio Emilia, ma almeno interrompe la mini serie di sconfitte. In campo si affrontano due squadre con diverse assenze. Fra gli abruzzesi non ci sono Coda, Zuparic, Gomber e Baybeck. Lunga la lista di indisponibili nel Torino, 11 annunciato nel Delfino con Crescenzi, Aquilani e Fornasier dall'inizio. Fra i Granata, sorpresa in attacco, c'è l'ex livornese Ramu. L'avvio di gara all'insegna del massimo equilibrio. La prima parata della serata la deve compiere Joart, che controlla senza affanni il tiro centrale di Biraghi. La gara stenta a decollare con le due formazioni che dimostrano soprattutto di temersi. Al 28esimo c'è una fiammata dei padroni di casa con Verre, che dai 30 metri con una sassata chiama la respinta il portiere del Toro. La squadra ospite appare timorosa e così è la formazione di Oddo a provarci con maggiore intensità e a rendersi insidiosa al 37esimo, ancora con Verre che prende la mira concludendo alto. Al 38esimo si vede il Torino con una conclusione a girare di Martinez e con la palla che termina di poco oltre la traversa. Un po' poco per l'11 Granata, anche se nel finale di tempo accadono diverse cose. Al 42esimo su cross di Cristante, Arte per poco non combina la frittata bloccando il pallone proprio sulla linea. Al 44esimo c'è la risposta ospite con Bizzarri che salva quasi alla disperata su Boyer. Le emozioni non sono finite perché al 45esimo Acqua, già ammonito, va a commettere un duro fallo su Caprari rimediando il secondo giallo ed il rosso. Il Torino resta in 10 nell'unico minuto di recupero e Cristante a divorarsi il vantaggio abruzzese. Nella ripresa si ricomincia con i Granata in 10 e con Benassi al posto di Aramu. La squadra di Oddo cerca di approfittare della superiorità numerica e manda in campo Zampano per Fornasier, con Biraghi che viene spostato al centro al fianco di Campagnaro. La gara però, come nel primo tempo, non decolla, anche se la formazione di Mihajlovic sembra più pimpante nonostante l'inferiorità numerica. Nel Pescara Oddo manda in campo la punta Manai e con Mihajlovic che risponde gettando nella mischia Belotti. Al 19esimo per i padroni di
casa sembra fatta, ma sulla linea salva Zappacosta quasi alla disperata. Dopo una nuova fase equilibrata, la mezz'ora tocca a Memusciai impegnare con i piedi Art. Il finale di gara vede al 34esimo l'espulsione di Vives per un brutto fallo su Mitriza e poi al 35esimo la conclusione di Memusciai murata da Zappacosta. In doppia inferiorità numerica il Torino ha l'occasione però per passare in vantaggio con il palo interno di Belotti a 10 minuti dal termine, poi al 45esimo Biraghi fallisce il più facile dei gol, tutto solo davanti ad Art, a dimostrazione che per il Pescara non è davvero serata. Il Torino in 9 può festeggiare. E al termine della sfida fra Biancazzurri e Granata abbiamo ascoltato i due tecnici, Oddo appunto e Mihajlovic. Abbiamo preso tre pappini a Roma e siamo scesi in campo come le altre volte. Abbiamo preso un punto, ci prendiamo il punto e continuiamo per la nostra strada. Noi stiamo bene, spero anche voi. Lo so che è una buona occasione, però purtroppo questo è il calcio. Bisogna saperlo accettare. Avremmo anche potuto perdere sul palo di Belotti, quindi bicchiere mezzo pieno, non esiste bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, esiste la realtà, un punto in classifica e andiamo a 5 e tiriamo dritto per la nostra strada. Ah, per come è arrivato, penso che è un ottimo punto per come è arrivato, vale quasi come una vittoria, anche se primo tempo non ero contento perché dovevamo far meglio, dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, tenere più la palla, poi abbiamo giocato tutto il secondo tempo in 10, addirittura ultimi quarto d'ora in 9, con grande coraggio, dimostrando comunque di non voler perdere. Anche in 9 abbiamo creato, abbiamo preso un palo clamoroso, abbiamo sciupato di nuovo un contropiede facile, mancava sempre questo ultimo passaggio. Sappiamo che Pescara a casa si trasforma, gioca bene, ma penso che a fine risultato giusto. E nel girone G di Serie D, l'Avezzano in testa, punteggio pieno e con la difesa ancora imbattuta. La vittoria di domenica scorsa sul Foligno è giunta grazie al gol del 23enne centrocampista Marco Lopinto. Lo ascoltiamo nel servizio. Ed eccolo il match winner della partita con il Città di Foligno, Lopinto felicissimo, contento per questo gol pesante che porta in dote e in classifica altri 3 punti. Sì, sì, sono contento per me personalmente, contento per la squadra, contento per i 3 punti. Dobbiamo continuare su questa strada, mettiamo sempre in campo tutto, sacrificio, tutto quanto, e questo ci viene sempre ripagato e abbiamo anche oggi preso questi 3 punti che ci fanno stare là sopra e sperare sempre di stare là. Una vittoria importante, anche meritata per una squadra, l'Avezzano, che fino ad oggi tra l'altro non ha subito reti. Avete forse capito subito qual è lo spirito giusto per far bene in questo campionato? Sì, sì, sicuramente sono 3 partite più quella di Coppa che non prendiamo gol. Sicuramente è merito nostro, è merito di come difendiamo, è merito del mister che ogni giorno ci mette là e ci fa migliorare. Soddisfatto per questo gol? Quando si segna ci sono sempre delle dediche, sì. Credo in questo caso la rete vittoria per la partita di oggi, a chi va la dedica? A tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici che non mi hanno mai abbandonato, anche quando pensavo che non sarei tornato a certi livelli, lo dedico a loro e soprattutto alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per portarmi fino a qui. Ed è tutto per questa prima edizione, l'appuntamento con il TG6 torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.